Con un Eurogol di Borrelli ad inizio ripresa, il Fano passa di misura al Rubens Fadini al termine di una gara combattuta e giocata dalle due squadre senza esclusione di colpi e dopo 8 minuti di recupero. Senza attacco era difficile fare di più per Ferrante e compagni, che hanno però giocato con cuore e gambe. E da domani a disposizione per l'anemico attacco giuliese ci sarà anche l'esperto bomber Elvis Abruscato. Il Giulianova in campo per 10 undicesimi con la squadra che aveva superato prima delle feste il Monticelli. L'unica novità riguarda l'impiego di Marzucco al posto di De Iorio. Nel Fano Alessandrini manda in campo la formazione annunciata alla vigilia. Sugli spalti 600 spettatori con rappresentanza ospite. Dopo la prevedibile fase di studio, al 13° Sivilla riceve palla in area, si gira e mette a lato. Ancora Sivilla ci riprova al 16° con un tiro dai 20 metri che però vede terminare la sfera lontano dalla porta difesa da Ursini. I ragazzi di Michele Gelsi cercano di sfruttare il contropiede, ma la difesa fanese è sempre attenta nelle chiusure. Al 20° ancora minaccioso il Fano con Borrelli che su punizione dai 25 metri chiama Ursini alla respinta con i pugni. Borrelli ci riprova poi al 23° e sempre su punizione con una traiettoria quasi perfetta e con la palla che sfiora il palo con il portiere giuliese immobile sulla linea di porta. La differenza di valori in campo c'è e si vede anche se nella seconda parte di tempo gli ospiti non riescono ad essere molto incisivi al cospetto di un Giulianova che pressa tutto campo e che riesce a rientrare indenne negli spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa al primo minuto Marzucco si rende pericoloso con un tiro che termina di poco a lato. Il Giulianova appare più determinato. Al quarto Nodari forse tocca con la mano su una conclusione di Cerasi in area marchigiana, ma l'arbitro lascia proseguire prima dell'Eurogol di Davide Borrelli che al quinto dai 25 metri mette la palla nel 7 dove Ursini non riesce ad arrivare. I giallorossi non ci stanno e nell'azione seguente si rendono minacciosi con Cerasi che chiama Marco Antonini alla deviazione in calcio d'angolo. La gara si vivacizza con le due squadre che si allungano. All'11° Di Stefano tutto solo in area viene murato al momento della conclusione da un difensore ospite. Il Fano, passato il pericolo, riprende il controllo del gioco andando poi a sfiorare il 2-0 al 25° sull'asse Favo Sivilla-Gucci con l'attaccante fanese che quasi sulla linea di porta non riesce ad impattare con il pallone. Senza una punta di peso i ragazzi di Gelsi fanno fatica a creare problemi a Marco Antonini. Al 28° poi Camilloni, già ammonito, va a commettere fallo su Giampaolo rimediando il secondo giallo e così l'espulsione. In 10 gli ospiti indietreggiano, ma al 34° con Sivilla hanno l'occasione per chiudere i conti con Ursini, bravo, con un miracolo a salvare la sua porta. Il finale è convulso, ma dopo 8 minuti di recupero e con gli ospiti 9 per l'infortunio di Nodari, il Fano può festeggiare la conquista dei 3 punti che servono per accorciare dalla capolista San Benedettese e dalla seconda forza del campionato matelica. Alessandrini, vittoria importante a Giulianova, un campo non facile, avete sofferto nel finale anche perché avete chiuso la gara in 9 uomini per l'infortunio di Nodari. Ma come ha detto lei, è una partita difficile, sapevamo, perché quando si riparte il girone di ritorno poi contro un campo, in un campo ostico come quello di Giulianova che conosco benissimo, dove i giocatori sono sempre stimolati dal proprio pubblico, sia durante la partita che durante la settimana. C'è stato un cambio di allenatore, perciò un nuovo entusiasmo, una nuova convinzione. Perciò è una partita difficile, un campo, l'unica pecca che non permetteva troppo di giocare perché è molto gibboso, ci ha condizionato un po', però insomma la squadra poi ha saputo interpretare bene la gara adattandosi sia agli avversari che al campo e sapendo soffrire e lottare. Gelsi, non è bastata tanta generosità, tanta buona volontà al Giulianova per evitare la sconfitta con il Fano, però lei è soddisfatto della prova dei ragazzi? Beh, non direi solo di generosità e volontà, c'è stato anche delle buone trame di gioco, delle buone giocate su un campo difficile contro una squadra importante. Io sono felice perché se andiamo a valutare la partita abbiamo preso un tiro in porta, quindi posso essere solo che felice, soprattutto per i ragazzi che hanno dato tutto. Hanno dato il cuore, hanno messo anche discreta qualità oggi, ci è mancato l'ultimo passaggio, ma abbiamo giocato contro una signora squadra attrezzata per altri obiettivi rispetto al nostro. Diciamo che oggi avevamo bisogno di capire se quella col Monticelli è stato un episodio oppure una base sulla quale costruire.
Io vedo più conferme che delusioni, nel senso la squadra, la prestazione l'ha fatta anche se vogliamo qualitativamente meglio dell'ultima, cioè mancata la finalizzazione, l'ultimo passaggio, una volta l'episodio. Gelsi, in tribuna c'era un giocatore che da domani inizierà ad allenarsi con il Giulianova, tra l'altro. Sì, un giovane del 97 che viene dalle giovani del Perugia. Noi abbiamo bisogno di un under dietro perché abbiamo tutti over, quindi per dare anche la possibilità di giocare davanti con over abbiamo bisogno di gente, sperando che sia un rinforzo affidabile, perché ancora io non lo conosco, da domani comincerò a vederlo e poi decideremo. A questo Giulianova serve un attaccante come Bruscato in questo momento? Probabilmente sì. Se viene Bruscato sono felice, a parte che è un amico, ma ci può fare il salto di qualità.